siamo qua con Vladimiro Gioia. Innanzitutto grazie di averci dato la possibilità di intervistarti, grazie anche a Pink & Chick Communications. E allora, innanzitutto volevo chiederti da cosa sei stato ispirato? Sulla collezione principalmente una frase di William Morris in cui dava importanza all'artigianalità, all'artigianato nel settore design, nel settore moda. Volevo proprio quella sua collezione concentrarmi sull'artigianalità. Così sono nati gli intarsi, così sono nati gli chevron, così sono nati le composizioni fra coccodrilli e pelliccia. È appunto incentrata la collezione principalmente sulla pelliccia. Sulla pelliccia, sì. Esatto. E gli animali invece che tu hai scelto per queste pellicce sono? Le principali pellicce sono visoni, finlandesi e volpi. E cincilla. E cincilla. Sono i tre, diciamo, articoli su cui ho lavorato per quella produzione. Oltre, diciamo, altre poi mischiarle con coccodrilli e struzzi. Ah, ok. E un'ultima cosa. Hai mai pensato anche a creare una collezione da uomo invece? Sì, in realtà è un qualcosa che sto pensando da più di una stagione e probabilmente, anzi sicuramente con la prossima stagione ci sarà una capsule che sarà dedicata a uomo. E ci saranno anche qui pellicce? Sì. Anche da uomo? Anche da uomo. Anche da uomo. Anche da uomo, assolutamente. Federico Ledda. Vladimiro Gioia. Ice Fashion.